Michele Gammino, attore, conduttore televisivo, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio. Con lei continuiamo una serie di interviste ai grandi doppiatori italiani per permettere ai tanti visitatori del nostro sito di approfondire il tema del doppiaggio, che spesso è alla ribalta delle cronache, ma prevale molto l'aspetto ludico a discapito di quello culturale. Prima di affrontare la sua carriera di doppiatore e direttore, non possiamo non ricordare che lei è stato uno degli interpreti più importanti di due generi cinematografici italiani che, dopo la fine del filone spaghetti western, hanno permesso al cinema italiano di sopravvivere per qualche anno: il poliziottesco da una parte e la commedia sexy. Vorremmo un ricordo di quel periodo dei due generi e in particolare del film Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica di Damiano Damiani. Beh, intanto diciamo che il film di Damiani, Confessione di un commissario di polizia, non lo possiamo mettere nel genere poliziottesco, perché quello era un grande film di indagine sociale di un momento molto difficile, molto profondo, di questa lotta alla mafia, diciamo in un momento particolare della vita sociale italiana. Quindi è una cosa un po' diversa dal poliziottesco, cioè i generi così un po' che oggi vanno molto nei telefilm di azioni di polizia. Quello era un film, come dicevo, di grande impegno sociale, un grande regista e un grande autore, e è stato, si lega molto la mia carriera, che spazia un po' in questi generi che sono stati citati, perché io conoscevo già Damiani da tempo, e in occasione del doppiaggio di un suo film, che era La sposa più bella, che era tratto sulla storia di Franca Viola, la prima che rifiutò di sposare il suo stupratore, o perlomeno insomma, quello che era chiamato come autore della Fuitina, di una volta così si chiamava, che era Alessio Rano, ed era il primo film di Ornella Muti, che era la protagonista. E doppiando questo personaggio con l'accento siciliano, lui mi disse: "Ma tu sei un bel giovanotto, sei un bravo attore, ma perché non fai il cinema tu in presa diretta?" E io gli dissi: "Ma come, tu sei un regista, non chiedi, fammi fare tu una parte in un tuo film." E lui mi disse: "Nel prossimo film scriverò un personaggio per te." Io l'ho presa un po' così, invece fu la verità, tant'è vero che nel film io mi chiamo Michele Gammino, proprio perché è stato scritto per me. E quando siamo stati sul set mi ha detto: "Che facciamo? Lo lasciamo così?" Dico: "Perché no? In fin dei conti il mio è un cognome siciliano, in quanto sono figlio di palermitani, quindi andava benissimo." E l'altro grande interprete della commedia sexy è stato Renzo Montagnani. Vorremmo che lei commentasse una frase del toscano Montagnani che ci dà l'opportunità di buttare un primo sguardo sul mondo del doppiaggio. Disse Montagnani: "Io mi sono trovato con una sceneggiatura in mano e c'era scritto: attore toscano, 45enne con i baffi. Ne hanno preso uno svizzero di 36 anni e senza baffi e più giovane di me. Gli hanno messo i baffi, gli hanno imbiancato i capelli e poi hanno chiamato me a doppiarlo. Perché accadeva questo negli anni passati, nessuno ne parlava e voi doppiatori che posizione avevate nei confronti di questo fenomeno?" Ma sai, il cinema italiano ha vissuto per molti anni, come io ebbi modo di dire qualche volta in polemica con qualche regista, gli attori si sceglievano come per fare i fumetti, sceglievano la faccia, il tipo fisico dell'attore, e poi non si preoccupavano se erano in grado poi di recitare, se erano dei bravi attori o no, perché tanto poi li facevano doppiare e gli mettevano delle voci importanti, perché diciamo che il cinema, le voci del cinema allora erano quelle di tutti i film americani, tutti gli attori più importanti, e quindi i grandi nomi di quell'epoca, che erano Peppino Rinaldi, Pino Locchi, Barbetti, Sergio Graziani, che erano i protagonisti per eccellenza di tutti quei film. E quindi facevano doppiare questi attori mediocri da grandissimi attori doppiatori, che li facevano diventare anche bravi attori nell'impresa diretta, così. E allora in molti, infatti, a un certo momento hanno detto: "No, ribelliamoci, dobbiamo ottenere il voce volto, cioè se volete un attore italiano, se dovete prendere un attore italiano, dovete prendere un attore che non è in grado di doppiarsi, che è in grado di recitare, poi che poi sia fatto in presa diretta o in sala di doppiaggio, il sonoro è una cosa diversa." E lei tra i tanti lavori televisivi raggiunge una grande popolarità conducendo Giochi senza frontiere. Chi l'ha scelta e chi sono stati i suoi collaboratori in questa avventura? Beh, io avevo fatto già molta radio e molta televisione, però
però a un certo momento mi proposero i dirigenti di allora della RAI se, di fare questi giochi senza frontiere. Io accettai di buon grado e l'ho fatto per 4 anni e allora era una trasmissione di grande successo e i primi anni l'ho fatto insieme a Milly Carlucci, anche lei era alle prime armi, e poi l'ho fatto con Simona Izzo, poi l'ho fatto da solo, insomma l'ho fatto per 4 edizioni fino all'82. È stato un grande momento, sì, di grande popolarità, perché oggi si meravigliano e si eccitano per 4-5 milioni di telespettatori. Noi raggiungevamo in Italia 14-15 milioni, ma in tutta Europa sui 100 milioni. Può ripercorrere la sua carriera di doppiatore, praticamente vissuta sempre in seno alla più importante organizzazione di doppiaggio, la CDC, cercando di ricordare il nome della società quando è entrato, anche l'anno, e le trasformazioni poi che ci sono stati negli anni. Beh, io ho cominciato a fare il doppiaggio con le società che c'erano allora, che erano la CID, la SAS, l'ARS, che erano piccole società minori. La grande società di doppiaggio era la CDC, che si chiamava così. E io fui invitato a farne parte dai dirigenti di allora, particolarmente da Renato Turi, che ne era il presidente in quel periodo, e io lavoravo con lui in radio. Lui mi disse: ma perché non viene a doppiare da noi? Così, e così cominciai, ed era i primi mesi del 1966, e poi a fine del 66 diventai socio della CDC e da allora sono sempre stato lì. Nel frattempo ci sono state numerose scissioni e rimpasti e cose di questo genere, però insomma rimane sempre la CDC il mio primo grande amore del doppiaggio. E negli anni lei ha prestato la voce in tanti ruoli divenuti oggi memorabili. Vorremmo approfondire in dettaglio alcune delle sue interpretazioni di grandi divi di Hollywood. In primis Harrison Ford, che lei ha doppiato in tantissimi film, in particolare ne Le Verità Nascoste, ruolo per il quale lei vince un Nastro d'Argento al miglior doppiaggio maschile. Prima di lei erano stati premiati attori del calibro di Giuseppe Rinaldi, Pino Locchi, Giancarlo Giannini, Gigi Proietti. Cosa ricorda di quella giornata in cui fu premiato e quali erano le emozioni prima di salire sul palco? Beh, intanto è stata una grande soddisfazione, perché il Nastro d'Argento insomma è un premio al quale tutti quelli che fanno questo lavoro ambiscono. Io sono stato particolarmente felice proprio ricordando quello che hai detto, che io sono cresciuto nel mito di Peppino Rinaldi, di Pino Locchi, che erano i miei grandi maestri involontari, nel senso che stando vicino a loro ho cercato di migliorare per cercare di arrivare alla loro grande bravura, e quindi quando sono arrivato a questo premio che mi metteva in quella scia è stata una grandissima emozione, ovviamente. Secondo ruolo, Kevin Costner in Balla con i lupi, di cui le chiediamo un ricordo di Giorgio Piazza, direttore del film. Io avevo doppiato già Kevin Costner in un film che si chiamava Fandango, che è stato un film di un certo successo in quell'epoca. Poi è arrivato questo Balla coi lupi e Giorgio Piazza scelse me per doppiarlo, perché nel frattempo l'avevano doppiato anche altri attori, e così, d'accordo con la produzione, con Cinfanelli, decisero loro di farmi doppiare questo Balla coi lupi, e insomma è un film talmente importante. Io, ecco, una cosa della quale sono molto felice, diciamo, che me lo riconoscono i giovani di adesso, è che io ho doppiato sì tanti attori importanti, come detto, ma soprattutto tanti film che sono veramente rimasti e sono tuttora, ogni volta che passano in televisione hanno ancora un grande ascolto, che sono dei grandi titoli tipo Balla coi lupi, tipo JFK, tipo tutti i film di Jack Nicholson, Indiana Jones, e tutti questi Pretty Woman, sono tutti film che sono nella storia del cinema, insomma, diciamo, degli anni che mi riguardano. Cinema contemporaneo. Che ha incastrato Roger Rabbit, è un film importantissimo in cui io doppiavo Bob Hoskins, e anche quello insomma rimane, allora mi fa molto piacere, insomma, ecco, essere lì, cioè è una testimonianza che rimane, che ci sei stato nel cuore degli spettatori.
terzo ruolo, Bill Murray in Ricomincio da capo, un ruolo forse inusuale per lei, abituato a doppiare primi attori, bei divi. No, non è vero, perché io ho doppiato molti attori brillanti e Ricomincio da capo è stato uno dei tanti film in cui ho doppiato Bill Murray. Non l'ho doppiato solo lì, ma ho doppiato Chevy Chase, ho doppiato altri attori di quella comicità, diciamo, un po' demenziale, che è andato per un certo numero di anni, e io ne ho fatti parecchi di questi. E ultimo ma non ultimo, Jack Nicholson in Qualcosa è cambiato. Capita di emozionarsi anche al leggio? Guarda, nominare Jack Nicholson per me già mi mette i brividi, perché ho doppiato migliaia di film. Ma quando doppio Jack Nicholson, l'ho doppiato in tantissimi film, tantissimi film che sono nella storia anche questi del doppiaggio, tipo Reds, tipo Il postino sono sempre due volte, tipo Qualcosa è cambiato, A proposito di Smith e tanti altri. Beh, quello è ancora l'unico momento in cui io veramente mi emoziono al leggio, perché sto dando la voce a un attore grandissimo, forse il più grande di tutti quelli che abbiamo nominato, e ogni volta mi sorprende la sua grande bravura. Ed è poi, sono stato anche particolarmente fortunato, perché è l'unico, non l'unico no, ma insomma, diciamo, di questi più importanti, è l'unico col quale ho condiviso la visione del film, la prima proiezione del film Qualcosa è cambiato, nella stessa sala. L'ho conosciuto e lui mi ha fatto i complimenti, ed è stato un momento molto emozionante che tengo proprio molto caro. La maggior gratificazione forse per voi interpreti. E sul fronte televisivo, quel che io definisco il suo doppiaggio capolavoro è l'interpretazione di François Perrier nella Piovra, di Damiano Damiani, nel ruolo dell'avvocato Terrasini. Fu lo stesso Damiani a sceglierla per questo ruolo? Certo, lui è come tutti i bravi registi, i grandi registi, i grandi autori, curavano la regia sul set e poi curavano anche l'edizione e il doppiaggio, per cui lui, col quale avevo un ottimo rapporto, mi chiamò per doppiare con questo accento siciliano un po' colto questo grande attore, che era un grandissimo attore. L'ho fatto con lui nella Piovra che lui ha diretto, e poi mi è rimasto anche nelle edizioni successive. E com'è stato recuperare la sua sicilianità dopo tanti anni di doppiaggio in italiano perfetto? E Damiani come si pose con lei dopo appunto l'esperienza di Confessione, dove l'aveva visto come giovane attore e l'ha ritrovato come importante? Ma no, diciamo che la cosa si mescola, perché io in quell'epoca si doppiavano molti film italiani, molti personaggi, molte cose erano fatte, diciamo, in dialetto, per cui mi era capitato tantissime volte di doppiare in siciliano, in romano, in napoletano. Per cui era abbastanza normale e non è stato un recupero, ma è stato un mettere al servizio di questa storia, in cui c'era questo avvocato un po' chic, un po' snob, un po' particolare, in cui si parlava un siciliano non greve, non, diciamo, di manovalanza, ma un siciliano un po' più colto. E allora io ho pensato ai miei parenti, a mio padre, e ho cercato di dare questo accento un po' più nobile, insomma, no? del volgare. Uno studio importante. E nella sua attività, abbiamo detto, di doppiatore, lei ha prestato la voce a tanti attori stranieri, a tanti divi. Ma le è mai capitato di doppiare attori italiani? Cosa pensa di questo fenomeno tutto italiano, dove attori italiani sono doppiati da doppiatori italiani? Beh, diciamo intanto che, come abbiamo già detto, che allora gli attori, gli interpreti dei film venivano scelti in base a certe caratteristiche fisiche più che a certe capacità di recitazione. E quindi l'ho doppiato tantissime volte, ho doppiato tantissimi attori, soprattutto nel periodo dei western. Tutti i protagonisti o erano italiani o non lo erano, ma erano tutti doppiati, perché a maggior parte magari sapeva andare bene a cavallo, ma non aveva idea di cosa fosse la recitazione. In tanti film italiani si prendevano i cosiddetti attori presi per la strada, e quindi non erano poi in grado di recitare. Non c'era molto
uso nella perfezione della presa diretta, per cui il sonoro girato, ripreso durante le riprese sul set, non era buono per essere adoperato al cinema, per cui bisognava rifare il sonoro, e quindi rifacendo il sonoro si portava in sala, si affidava agli attori doppiatori e si faceva questo lavoro. Cosa pensa dei registi italiani che parlano male del doppiaggio pur utilizzandolo in maniera massiccia nei loro film, e dall'altra parte della critica cinematografica che non si cura del doppiaggio e quando lo fa si esprime sempre in termini negativi? Ma intanto diciamo che i registi italiani che parlano male del doppiaggio io non ne ho conosciuti, perché tutti i registi ne hanno avuto bisogno oppure hanno scelto direttamente di adoperarli. Quindi i critici, io ebbi una polemica proprio in occasione della consegna del Nastro d'Argento, in cui tutti si complimentavano con me, tutti questi giornalisti critici, e io dissi: scusate, ma voi vi complimentate per un attore doppiatore quando non fate mai nessun riferimento, nessuna menzione del doppiaggio di un film della quale curate la critica? E io dissi: non parlatene bene, ma soprattutto sottolineate quando è fatto male, perché non vi interessa, volete la presa diretta originale con i sottotitoli, però se poi date un premio, l'associazione dei critici cinematografici dà il Nastro d'Argento, per cui se date il premio, quantomeno parlatene soltanto, almeno quando è fatto male, che sia una difesa sia per lo spettatore che anche per la categoria. E innumerevoli capolavori della cinematografia mondiale portano la sua firma come dialoghista e direttore del doppiaggio. Può parlare in maniera diffusa del film più significativo che ritiene di aver fatto come dialoghista e di uno come direttore, augurandoci che non si tratti dello stesso film? Ma, non so, no, beh, diciamo che io mi sono occupato molto dei dialoghi di film italiani, soprattutto brillanti, per cui diciamo che più che rifare i dialoghi, cioè la traduzione e l'adattamento di film americani o comunque stranieri, mi sono dedicato molto alla riscrittura diciamo di tanti film italiani brillanti, in cui praticamente più che un adattamento è stata una collaborazione alla sceneggiatura, insomma, perché abbiamo anche creato delle situazioni nuove capovolgendo quello che era il girato, abbiamo fatto un rimontaggio, quindi avendo bisogno di ricollegare i generi, e quindi quello è stato un momento particolarmente anche divertente e importante. Cosa che ho fatto per esempio in tanti film anche di Terence Hill, che ho doppiato tantissime volte, in tanti film l'ho ereditato appunto da Pino Locchi, che ne è stato il doppiatore per tanti anni, e io diciamo dall'80-81, mi ricordo esattamente, l'ho doppiato io fino al Don Matteo, in cui ha deciso di parlare con la sua voce. Da qualche anno un fenomeno di attualità è quello relativo ai ridoppiaggi di film del passato, ma non solo: per via dell'audio scadente per realizzare i DVD Blu-ray si ridoppiano tanti film, ma non tutti. Ad esempio, nessuno si è mai sognato di ridoppiare Roma Città Aperta. Lei che posizione ha nei confronti di questo fenomeno? Ma io sono contrario, anche se qualcuno l'ho fatto anch'io, però perché... E come sa, siccome il tempo ha cancellato un po', ha rovinato un po' la Gioconda, adesso la rifacciamo. Sono dei lavori che hanno un'importanza proprio perché sono anche una testimonianza del tempo in cui sono stati doppiati, con certe inflessioni, con certe caratteristiche, con certi modi anche di recitare, con certi stili di recitazione. Oggi, se noi prendiamo tanti film, diciamo anche dell'ultimo bianco-nero, sentiamo degli attori e delle attrici con delle inflessioni, con delle appoggiature che oggi non sono più attuali, non sono più adoperate, però è anche quella una testimonianza, il valore di quel film con quegli atteggiamenti, con quegli abiti, con quelle situazioni sociali aveva bisogno anche di un certo modo di recitare. Per cui per me andrebbero lasciati come sono, anche a scapito, che poi anche qui non è che c'è tutta questa, anzi dirò che con un po' di polemica, che certo sonoro fatto non con i mezzi di oggi, ma con mezzi meno moderni e meno tecnicamente avanzati, è ancora bello, sentibile, chiarissimo e brillante, mentre invece oggi magari tante cose uno dice: che ha detto?
perché non si capisce bene, non... e poi perché diciamo che una volta il doppiaggio era fatto da grandi attori, oggi tanti sono bravi doppiatori ma non sono grandi attori. Quanto è cambiato il mondo del doppiaggio da quando ha cominciato lei? Beh, è cambiato perché una volta intanto eravamo 100, 200, 150, adesso siamo 3.000, 4.000, e per cui per forza di cose c'è stato un più un corri corri a sbrigamoci facciamo, come dico io, un po' semplificando anche troppo magari, si fa un tanto al chilo, insomma, quanto tempo, quanto costa, è chiaro, è assinca e via. Mentre sacrificando invece, poi però la qualità. Esatto, la qualità, ma la qualità, siccome, tranne che per certi film che si cura molto ancora perché poi si va al cinema, cioè, ma la qualità con l'avvento delle telenovelas e delle soap opera e delle serie dei telefilm è andata via via scemando perché, come dicevo, si fa in fretta purché sia, e tanti sono arrivati a fare cose che avrebbero invece avuto bisogno di una maggiore preparazione, di una maggiore attenzione. E quindi però diciamo che l'uso è talmente anche un po' distratto in casa, passa il telefilm, suona il telefono, un attimo, scusa, abbassa un po' il volume, che ha detto, che ha fatto? Non c'è quell'attenzione che dà la sala cinematografica in cui ti siedi lì e tutto è rivolta l'attenzione allo schermo e a quello che succede. Quali consigli ha trasmesso a suo figlio Roberto, oggi doppiatore e direttore, dei tanti che le erano stati impartiti dai grandi doppiatori del passato? Qual è il consiglio migliore che sente di avergli dato? Ma io credo che il consiglio migliore che gli ho dato, quando lui mi ha confessato che voleva fare l'attore e stava già frequentando una scuola di recitazione, e gli ho detto continua a studiare, a prepararti e non ti accontentare dei primi successi, ma devi essere sempre attento a cercare di migliorarti, di sentire quelli più bravi e di continuare a studiare. Può anticipare qualche progetto futuro come direttore, come interprete, impegnato in questi giorni in qualche lavorazione? In questi giorni, ecco, siamo qui alla Post in Europe, è uno stabilimento modernissimo, e stiamo doppiando una serie di telefilm che si chiama Rush, sono 35 episodi di una dunque sono australiani, ed è una squadra di poliziotti che risolve tutto in un battibaleno, come succede solo al cinema purtroppo. Signor Gambino, noi la ringraziamo per questa importante opportunità di dare un suo contributo al nostro ciclo di interviste. Da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Ilmondodeidoppiatori.it e tutto il resto è una cosa interessante, simpatica, sono contento di aver preso parte a questa cosa. Visitatemi e grazie dell'attenzione.